Thank you.
Adesso vi faremo ascoltare il brano Con te partirò. Le cui note vi condurranno in un viaggio che percorre i luoghi attraverso gli occhi dell'amore. Un amore sincero che supera anche le barriere della cecità e che con la sua luce apre il cuore alle emozioni e agli orizzonti sempre nuovi. Dirige il maestro Salvatore Puglisi. Thank you.
grazie, come già avevo detto durante la Santa Messa, di farci salire al piano superiore. E noi stiamo salendo al piano superiore. Grazie e auguri a tutti e buon anno. Un momento di auspicio, quindi un'eccellenza.
santa a rinascere ogni giorno, come il sole che si rispecchia nel mare, prima di abbracciare il mondo con i suoi raggi di speranza. L'intermezzo dalla cavalleria rusticana di Pietro Mascagni in grado di suscitare delle immagini straordinarie, superando ogni confine tra dimensione onirica e reale. È un respiro di pace e serenità nelle vicende drammatiche e violenta che l'opera racconta. Una carezza lieve nella difficile esperienza del quotidiano che ciascuno di noi attraversa. La cavalleria rusticana andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzino. A voi il maestro Salvatore. Coro tratto dall'opera Il trovatore di Gesù Pelerini, questo coro che all'alba
originale dell'atto della Forza del Destino di Giuseppe Verdi, ambientato nella chiesa Madonna degli Angeli presso Ornangelos. Thank you.
marcia trionfale è senza dubbio il brano più famoso dell'Aida di Giuseppe Verdi. Aida è tuttora una delle opere lirische più apprezzate del celebre compositore originario di Parma. La marcia trionfale, contenuta al suo interno nello specifico, è una composizione dall'effetto sonoro sensazionale, oltre che solenne, e in generale rappresenta il degno accompagnamento del stesso tempo del giovane guerriero Radames, che fin dal primo atto scopriamo innamorato della protagonista. Thank you.
invito a raggiungerci il sindaco Alfonso Provvidenza. Tutti, benvenuti ancora una volta a una delle tante manifestazioni che abbiamo organizzato per questo Natale. Prima di tutto desidero ringraziare assolutamente Padre Zambito, che anche quest'anno ci ospita, quindi io direi di fare un applauso a Padre Dottor che appunto ci ha dato la possibilità di questo progetto. Poi naturalmente devo ringraziare tutti voi che siete qua presenti, il maestro Salvatore Puglisi, che ancora una volta ci delizia con questo meraviglioso spettacolo. La bellezza ci rende liberi. Io sono particolarmente felice di essere il sindaco di una comunità dove la bellezza è sempre presente. Quando parlo di bellezza faccio riferimento alla conoscenza e all'arte. Ed è bellissimo vedere come l'arte sia così presente, sia così diffusa tra i nostri giovani, soprattutto stasera in particolare la musica. Adesso non voglio richiamare la musa della musica, di Alberto, ma è bello vedere la presenza così bella appunto della conoscenza e della bellezza della nostra comunità. Prima di completare, devo fare dei ringraziamenti a tutti. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di assistere a tante donne che rivestono dei ruoli così importanti nella nostra comunità. Stasera, per esempio, abbiamo visto Giulia che splendidamente ha aperto. Giulia. Operando sull'aspetto politico della nostra comunità, e faccio riferimento ad Anna Corro, assessore alla cultura, e a Roberta Di Salvo, che è in tutto qua. Roberta, purtroppo Anna non è presente perché è influenzata. Ringrazio queste due colonne dell'amministrazione per due motivi: innanzitutto perché Roberta, nel caso specifico, si è occupata insieme ad Anna di redigere il progetto per Natale. Quest'anno abbiamo avuto un importantissimo contributo di 8.000 euro dall'assessorato ai beni culturali, quindi ringrazio l'assessore Scarpinato, e questo grazie a un progetto che è stato portato avanti da Roberta, che ringraziamo. E poi a completamento voglio ringraziare l'assessore della cultura Anna Torro, che appunto ha realizzato l'organizzazione di tutte le manifestazioni che sono state realizzate nel corso di questo Natale. Tante cose, soprattutto abbiamo coinvolto i bambini con le manifestazioni del Babbo Natale, dell'Epifania, abbiamo fatto tante cose, dei concerti, e quindi siamo veramente soddisfatti. Ieri sera abbiamo avuto una manifestazione ancora con il maestro Mannella, e abbiamo avuto modo di ascoltare tante altre bravi musicisti e cantori che operano nel nostro territorio. Quindi grazie veramente a tutti. Ora, a questo punto dovrebbero esserci degli omaggi floreali. Vincenzo Girardi, dove sei?
rispettato, è la un'eccezione comunale guidata dal sindaco di Corso Provvidenza per la realizzazione di questa manifestazione. Consentitemi di ringraziare anche i musicisti, ovviamente, e Giussi Legata e Beatrice Nanti. Grazie.